In scadenza di contratto, l'anno prossimo che farà? Ripartirebbe dalla Salernitana in Lega Pro? Beh, io ho aspettato fino a settimana scorsa per avere una anche qualche indicazione, qualcosa per quanto riguarda la Salernitana, anche perché avevo fatto praticamente, sarei rimasto anche praticamente quasi da 0 a 0 euro per cercare di riportare la squadra su, perché merita di ritornare prima possibile nella categoria dove era. Purtroppo non ho avuto nessun segnale, ho già preso un impegno con la regina. Ho già detto io avrei giocato solo a Salerno, altrimenti avrei cambiato completamente tutto. Di sicuro non continuerò a giocare. Quindi l'anno prossimo Cozza che farà? L'anno prossimo Cozza farà il collaboratore tecnico della regina e lavorerò per la regina, anche perché a Reggio Calabria già sapevano che se la Salernitana aveva intenzione di fare una squadra seria per ritornare su, sarei rimasto volentieri. Per il momento non ho avuto nessuna certezza da parte loro e ho dato l'ok alla regina, quindi lavorerò nello staff del mister Razzori e cercherò di fare un'altra carriera, non più da calciatore ma da allenatore. Quindi queste sono parole di addio. Cozza saluta Salerno, appende le scarpette a chiodo, però rimane comunque nel mondo del calcio. Sì, appendo le scarpe a chiodo, ma resto nel mondo del calcio e voglio provare, sono convinto che alla fine ci riuscirò a fare l'allenatore. Una carriera importante come quella di Cozza si chiude in malo modo con questa retrocessione alla Salernitana? Credo che tutti abbiamo fatto male, iniziando dal presidente e finendo al magazziniere. Abbiamo fatto tutti male e credo che alla fine sia una retrocessione anche meritata alla fine. È stata un'annata brutta, però credo che i sbagli più grossi sono stati fatti all'inizio.